Parliamo finalmente di autostima, argomento che mi viene richiesto praticamente da anni e anni e anni, quindi finalmente c'è una risorsa dove andiamo a espandere un po' più nel dettaglio il discorso autostima. Abbiamo aperto le porte al Percorso dell'Eroe, l'unico programma in Italia che ti assicura di far sesso con almeno una nuova ragazza entro 90 giorni, grazie al metodo AAA e al supporto personalizzato dei maggiori esperti in Italia nell'approccio ai ragazzi al vivo. Le iscrizioni chiudono il 9 maggio o esaurimento posti. Per maggiori informazioni su come accedere e per vedere quanti posti sono ancora rimasti, clicca sul link in descrizione. Qua scendiamo un po' più nel dettaglio per il come sviluppare specificatamente un'autostima solida. Per chi non sa cos'è l'autostima, ci possono essere varie definizioni, non ci interessa le definizioni da dizionario, semplicemente l'autostima è la considerazione che tu hai di te stesso, la stima che tu hai di te stesso, il come tu vedi te stesso. Quindi è chiaro che se ti vedi come una persona di valore, agirai in un certo modo, se ti vedi come una persona che fa schifo, agirai in un modo diverso. Molto banalmente, giusto con questo esempio che mi è venuto in mente adesso, non era neanche preparato, un amico con cui uscivo ai tempi, parliamo 2016-2017, lui era molto bravo per la parte in discoteca. Quando l'ho conosciuto lui andava già, aveva in contemporanea 5 scopamiche, con tutte conosciute in discoteca, e agli occhi, diciamo, della maggior parte delle persone non era bello. Era accettabile, poi lui diceva che era brutto, però in realtà magari lo diceva per scherzare, perché comunque aveva un'autostima molto 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 solida. E adesso ti dirò magari anche come l'ha sviluppata. E però, diciamo, esteticamente, fisicamente, cioè, era un 6, era anche pelato per la gioia di tutti quelli che si segano nel cervello lì, che ah, ma io sono pelato, no, che sto perdendo i capelli. Per chi si sente in difetto perché sta perdendo i capelli, è basso, teste varie stronzate. Adesso non è questo il corso, ma in realtà non sono cose a trattare in un corso, perché non sono pippe mentali. Ci sono i miei video gratuiti che vanno a risolvere queste pippe mentali. Ma uno quando perde i capelli, che poi si sente più insicuro, non è che sono i capelli che adesso che mancano ti fanno sentire insicuro, è che semplicemente non hai mai sviluppato un'autostima solida, perché anche un altro ragazzo con cui uscivo a approcciare agli inizi, proprio l'ho conosciuto nel momento in cui stava proprio perdendo i capelli, ok? E fra l'altro, dopo 1 o 2 anni che uscivo a approcciare insieme, ho conosciuto una, si è fidanzato, sono sposati adesso e hanno anche una figlia, ok? Era una delle persone che mi aveva insegnato principalmente quando ero agli inizi, a livello di persone con cui uscivo ad approcciare. Ok, quindi dipende tutto quanto dall'autostima. L'autostima poi si traduce anche in sicurezza interiore, quando poi ti approcci con le ragazze, quando sei in situazioni in generale di vita, quindi ne deriva poi la sicurezza interiore dall'autostima. Comunque, tornando a questo ragazzo qua che mi aveva detto che aveva 5 scopamiche in contemporanea, esteticamente possiamo dire che era un 6, niente di che, no, non aveva capelli, e anche non era particolarmente alto, questo proprio per la gioia di tutti quelli segati mentalmente. E però uscivamo anche insieme ad altri ragazzi in discoteca e c'era un altro che invece lui era alto 1,90, belloccio, il classico ragazzo bello, e che però non, cioè, andava a letto ogni tanto con qualche ragazza, però, cioè, a livello di risultati era totalmente imparagonabile. L'altro ragazzo invece aveva contemporaneamente 5 scopamiche che ogni sera che andava in discoteca. Magari non faceva sesso tutte le sere che andava in discoteca, però quasi. Ok? E che differenza c'era? C'era una differenza di autostima enorme. Lo vedremo poi anche adesso tra poco, il dialogo interiore, il come parli a te stesso. Mi ricordo che questo ragazzo qua, alto 1,90, belloccio, eccetera, aveva un dialogo interiore molto negativo. Tutte le volte che andava a parlare con una ragazza, però ci andava che soffriva, cioè. Ah, vabbè, dai, andiamo. Cioè, proprio lo vedi che sofferto, aveva un dialogo interiore negativo. Mentre l'altro, che apparentemente sfavorito, che non è quello, che non c'entra l'aspetto fisico, essere basso, alto, calvo o altre cose, ma aveva un'autostima assurda, è una roba assurda. Il modo principale in cui l'ha sviluppata questa autostima assurda era tramite il fare quello che dice, che adesso vedremo tra poco nei vari modi pratici per sviluppare l'autostima. Lui aveva fatto una cosa simile a quella che avevo fatto io quando sono uscito per 365 giorni fila ad approcciare nel mio primo anno, e lui aveva fatto la stessa cosa però in discoteca, però per 90 sere di fila, anche perché uscire 365 notti di fila in discoteca, cioè, non so se sia fisicamente fattibile, non lo so, però cioè, sicuramente è anche fattibile, però se poi non devi fare niente il resto del giorno. Lui invece lavorava anche di giorno, si svegliava poi alle 7 per andare al lavoro, quindi ha fatto questa cosa per 90 sere di fila. Fare una roba del genere sicuramente magari va a danneggiare anche molto la salute, non invito nessuno a fare questa cosa.
Però è una cosa che sviluppa, costruisce un'autostima veramente assurda, 90 serie di fila, qualsiasi cosa accada, e con il fatto che lavora anche di giorno, cioè, si costruisce poi dopo un'autostima assurda. Puoi immaginarti quanta autostima ho sviluppato nel fare i 365 giorni in fila. Okay? Il primo pezzo di autostima che andando proprio a ripercorrere indietro la mia vita, il primo pezzo di autostima che ho costruito è stato quando effettivamente mi sono messo, avevo 14-15 anni più o meno, e mi sono messo in un anno e mezzo, ho perso all'incirca 20 kg, lo sport ero in sovrappeso, e in un anno e mezzo mi sono messo ad allenarmi tutti i giorni, a mangiare meglio tutti i giorni, e soprattutto quando ci sono i momenti difficili, dove tutti ti rompono i coglioni a tavola, ma perché non mangi, ma cos'è? Perché ovviamente tutti quanti magari, se magari sono anche in una forma fisica non desiderata, o magari anche in sovrappeso, non lo sanno come si mangia correttamente, quindi c'è anche lì la sfida tutti i giorni, a sentire la gente ti rompe i coglioni a tavola, avevo 14-15 anni, quindi vivevo con i miei, ho tenuto famiglia del sud, quindi puoi immaginarti se non mangi o mangi poco, subito tutti quanti ti chiedono stai male, stai morendo, quindi anche tutte queste varie cose qua sono tutte quante le sfide, anche l'affrontare le sfide, superare le sfide, passare le difficoltà, sono cose che costruiscono l'autostima, adesso vedremo tutte quante queste cose nel pratico, in realtà questa era un'insalata di parole in realtà che non era neanche prevista, quindi un'autostima solida ti permette di non abbatterti quando le cose vanno male. Quindi perché le cose andranno male, ci saranno anche dei momenti in cui le cose andranno male. Le cose andranno bene, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, però ci saranno anche dei momenti in cui le cose vanno male. E se hai un'autostima che non è solida, si tende poi a mollare, si tende ad abbattersi. Quindi normale, va bene, ma continua ad andare avanti perché affrontando le sfide e passando attraverso le difficoltà si sviluppa sempre di più un'autostima solida. Quindi un'autostima solida ti permette di non abbatterti quando le cose vanno male. Soprattutto, un beneficio molto importante di un'autostima solida è che ti toglie la paura del giudizio degli altri. Questa è veramente una malattia assurda, che sto scherzando, non è una malattia vera, okay? Lo dico perché poi anche alcuni sono segati mentalmente su queste cose, però è veramente una roba assurda la paura del giudizio degli altri. Cioè, ti rovina la vita in una maniera assurda, non fai niente per paura di cosa penseranno gli altri, soprattutto la maggior parte delle volte è paura del giudizio di persone che non conosci neanche. La paura di approcciare una ragazza in discoteca, una ragazza di giorno per strada, fondamentalmente non è una paura del giudizio di chi? Dei tuoi amici? Non ci sono lì, cioè di base se fai in giro ad approcciare di giorno, a meno che non ti porti dietro dei tuoi amici, di base non sono lì. Ok? Cioè, tante volte è proprio paura del giudizio di sconosciuti, di gente che non c'entra niente con la tua vita, di gente che tanto non rivedrai neanche mai più. Questo può essere anche un trucco di mentalità, a ricordarsi che tanto poi non li rivedrai mai più, le persone che sono intorno. Non so quale sia il dato, però non so, avevo letto tanti anni fa un dato che le persone che incontriamo nella vita di tutti i giorni, che le persone che ci passano intorno nella vita di tutti i giorni, statisticamente proprio non le rivedi più per tutto l'arco della tua vita. Quindi, non so, l'avevo letto così tanti anni fa, mi è venuto in mente così adesso, tanto non è importante. Quindi, perché fondamentalmente l'autostima, come ho detto, è la considerazione di te stesso. Mettiamo che questa sia la tua autostima, è a questo livello. E essendo magari un'autostima bassa, il giudizio che hanno gli altri di te, quindi la considerazione che gli altri hanno di te, è più alta e quindi per quello soffri il giudizio degli altri, perché la considerazione invece tu di te stesso è più bassa. Ma nel momento in cui alzi la tua autostima, lavori sull'autostima, quindi sulla considerazione che hai tu di te stesso, la considerazione che gli altri hanno di te, e non ti attacca più, non ti tocca più, non ha proprio nessun senso. Alcune volte mi chiedono, ah, ma come gestisci gli haters? Gestisci, non so, un paio di anni fa, forse anche di più, ero andato a un'intervista con degli idioti, poi mi hanno fatto anche un video, tra virgolette, diffamatorio, dove c'è tipo 180.000 views su YouTube, non so, dei deficienti, non stiamo qua neanche a nominarli, e alcuni ancora ad oggi mi chiedono, ah, ma come hai reagito quando c'è stata quella tempesta di merda, di odio, insulti? E dico, ma in che senso? Cioè, come ho gestito? Boh, non l'ho neanche guardata, sì, il video l'ho guardato, così, e basta, ma non... Come lo gestisci? Niente, non me ne frega, non trova nessun tipo di riscontro, di senso nella mia testa. Che senso? Boh, ho altro da fare, sto facendo altro, non sono a contatto con questa dinamica, non me ne frega niente. Ok, poi è anche un esercizio conscio, in realtà, nel mio caso, essendo un formatore, essendo esposto pubblicamente, ho anche magari la tentazione magari di vedere cosa pensano le persone. Questa è una cosa che faccio già da più di un anno: di non guardare i commenti sotto i video di YouTube, non guardare i commenti dove ci sono le pubblicità, non guardare in generale, so sicuramente, perché me lo riportano altri che magari mi seguono, mi riportano, ci sono forum, gruppi, Facebook di gente che è a insultare, a sparlare, a fare.
parte, adesso non entriamo qua in questo discorso, però cioè, ho altro da fare, non trovo nessun tipo di riscontro nella mia testa. Perché? Perché ho un'autostima solida, quindi cioè, non capisco, cioè, che cosa boh, io sto facendo le mie cose, non vedo che ci sono gli altri che perdono tempo, cioè per le persone che perdono tempo a insultare, a criticarti, eccetera. Tu pensi che siano veramente persone che faranno qualcosa nella vita? Che siano veramente persone che hanno una vita soddisfacente? Che hanno in questo caso, siccome stiamo parlando comunque alla fine, ok, la mentalità, essere più alfa, sicurezza interiore, però poi per avere maggior successo con le donne, poi tutte queste cose in realtà si applicano anche agli altri ambiti di vita, però chiaramente io mi occupo di migliore sentimentale, insegnare a saperci fare meglio con le donne, quindi tu pensi veramente queste persone che magari possono criticarti o possono criticare me, siano persone che hanno risultati con le donne, che sono in grado di uscire quando vogliono e portarsi a letto una ragazza che veramente li soddisfa, anziché andare soltanto a troie oppure soltanto andare con ragazze che sono dei cessi esteticamente ogni tanto quando capita nell'arco della vita, che pensi che siano persone che hanno veramente una relazione di coppia felice, che cioè, se avessero una relazione di coppia felice non sarebbero lì a parlare e sparare degli altri, perché le persone che hanno una vita felice sono troppo occupate a vivere la propria vita per essere a commentare sotto un video, insultare qualcuno. Io non ho mai commentato un video YouTube di nessuno nella mia vita. Non ho mai messo un commento di insulto, non ha senso. Poi sono troppo occupato a vivere la mia vita, ok? Quindi adesso questa era giusto una piccola parentesi sulla paura del giudizio di altri. Non ti devi preoccupare le persone che ti criticano, tanto le persone che ti criticano sono esattamente le persone che sono 100 livelli sotto di te a livello di risultati di vita. Non avendo un cazzo di niente a fare nella vita, passano la vita semplicemente a criticare, a insultare, perché non sanno cosa fare, non c'hanno niente a fare. Soli, comunque, non entriamo adesso in questo discorso, che è il discorso paura del giudizio di altri, però, appunto, come ti ho detto, uno dei modi per superare la paura del giudizio di altri è appunto innalzare la tua autostima. Un altro dei benefici dell'autostima, qua ancora non siamo arrivati a tutti i vari concetti, tutti i vari esercizi, tutte le cose pratiche che si possono fare per sviluppare l'autostima, adesso ci arriviamo tra poco. Uno dei benefici dell'autostima è che ti permette di smettere di rimandare. Quindi, in realtà, funziona anche al contrario, che più rimandi, più la tua autostima, quindi più rimandi sugli obiettivi, sulle cose della tua vita che sai che vorresti fare, che ti interessano, però più rimandi, più la tua autostima si abbassa. E più si abbassa, più continui a rimandare. Quindi è un circolo, non so come dice, non so, un vortice che va sempre di più verso il basso e si spezza con lo sforzo, dicendo porca d'una merda, da oggi in poi basta, non da domani, perché anche domani, dire da domani inizio è rimandare. Ok? Vabbè, ogni anno faccio una. Poi non so se la faccio, se la farò tutti gli anni questa cosa, però tutti gli anni faccio una live su YouTube. Il primo lunedì di settembre, che 2 o 3 anni fa ho inaugurato la giornata internazionale dei procrastinatori. Il primo lunedì di settembre, ogni anno faccio una live su YouTube dove parlo della questione del rimandare. E appunto, più rimandi, più poi la tua autostima si deteriora comunque. Lo spezzi sforzandoti, quindi dicendo fanculo, non è da domani, è da oggi, cambia la mia vita, da oggi inizio a fare delle azioni nuove. Chi dice da lunedì inizio, da settembre inizio, da gennaio inizio, in realtà sta confessando che non ha veramente intenzione di iniziare, perché se hai intenzione di iniziare, inizi oggi. Io quando inizio un obiettivo, un progetto, un qualcosa, non mi chiedo mai che giorno è, che io. Le persone che veramente stanno progredendo nella vita, che hanno obiettivi, che fanno cose, in realtà non sanno neanche che giorno è. Io non so oggi che giorno è. Ci devo pensare un attimo per capire un attimo che giorno è. So che siamo, che mese è, so in che anno siamo, però non so in che giorno della settimana siamo. Ok? Puoi notare questa tendenza in persone che raggiungono gli obiettivi nella vita. Ok? Giusto, tutti i piccoli dettagli. Non segarti mentalmente troppo adesso su questo. Quindi, un'autostima solida ti permette di smettere di rimandare. Però è anche al contrario, che smettendo di rimandare costruisci l'autostima, ok? E quindi poi è una spirale che si autoalimenta, come anche invece al contrario una spirale che va sempre di più verso il basso. Anche un'altra delle cose dell'autostima è che le persone con un'autostima bassa, uno dei problemi è che non credono poi neanche di poter migliorare nelle cose di vita, pensano di essere vittime della vita, pensano che sono nato così, non posso farci niente, io non posso migliorare. Mi vengono riportati dal mio team, appunto, non leggo più i commenti sotto i video YouTube da più di un anno. Poi in realtà qualche volta mi capita di sgarrare così, qualche volta magari guardo, delle volte magari i commenti sotto alcune video testimonianze di chi ha fatto i corsi dal vivo. Perché mi piace sempre vedere le perversioni mentali delle persone, però una volta ogni tanto,
Ok, perché sennò poi ti condiziona, tanto non sono questi, non è importante sottrattare questo discorso. E tante volte vedo sotto le videotestimonianze, dove magari c'è lo studente che dice che si è portato delle ragazzette, dove c'è anche proprio il filmato dello studente che approccia la ragazza, che si bacia, che poi entra in casa, quindi proprio, cioè, più chiaro e cristallino di così, più dimostrazione di così non si può. Eppure c'è persone che dicono è impossibile, è finto, e poi di solito quelle sono semplicemente persone che insultano, però vedo anche tanti delle volte che proprio dicono ah bello, veramente complimenti allo studente, però io, e poi dicono le loro scuse del perché loro non potrebbero farcela mai. Quindi ho visto questa cosa tante volte sotto nei commenti di varie videotestimonianze di chi ha fatto i nostri corsi a vivo. Che cos'è quella? Semplicemente bassissima autostima. Anche io, nonostante si vedano delle prove, delle dimostrazioni che si può fare, che da zero, persone come te, da zero sono passati a esperti, a portarsi a letto diverse ragazze, a entrare in una relazione, a vivere felici i rapporti con le donne, nonostante si vedano delle dimostrazioni di queste cose, un'autostima bassissima ti porta a pensare, però io non potrei mai farcela. Ok, quindi compito tuo, okay, andare per passi, adesso lo vedremo, poi ci sarà anche una lezione successiva dove parleremo della questione delle piccole vittorie, devo andare per piccoli passi, lo vedremo poi nella lezione successiva, però compito tuo andare a lavorare sull'autostima in modo che poi inizi a vedere i passi avanti possibili, ok? E di conseguenza poi fino a un passo per volta, poi gli obiettivi finali di portarsi la ragazza a letto, entrare in una relazione e tutte le varie cose che possono esserci dopo, ok? Quindi questa era, diciamo, una piccola barra medio-lunga introduzione. Quindi andiamo a vedere alcune cose pratiche, alcuni modi pratici di andare a costruire l'autostima, sviluppare l'autostima. Quindi, e invito poi in realtà ad applicare queste cose, perché in realtà non sono tantissime le cose che vedremo. Adesso non lo so, vediamo quanto verrà lunga questa lezione, ma non sono tantissime le cose che andremo a vedere. Quindi si potrebbe poi avere la tendenza, l'ho già vista da altre persone, di ok, l'ho vista la lezione corso, ma c'è un altro modo, un qualcos'altro? No, non c'è, devi applicare queste merda di cose, ok? Per esempio per l'ansia d'approccio, io per chi ha il video corso dall'approccio alla camera da letto sono 5-6 ore dove parlo di ansia d'approccio. Più ci saranno un sacco di video di YouTube gratis dove parlo anche di altre piccole cose riguardo all'ansia d'approccio. E ancora ci sono persone che mi chiedono come si va, anche persone che hanno già visto tutta quanta la parte di 5-6 ore dentro il videocorso mi chiedono ma come ci lavoro sull'ansia approccio? Io non so più che dire, è tutto quanto lì, basta applicarle le cose. Ok, quindi anche qui potresti avere la tentazione poi a dire ok, ma ci sono altri modi, c'è qualcos'altro, cosa posso fare di altro? Non devi fare nient'altro, devi fare quelle ste cazzo di cose che adesso andiamo a vedere, ok? Quindi mo modo principale per sviluppare l'autostima, fare azioni giuste in direzione dei tuoi obiettivi. Già solo con questo sviluppi un'autostima che ti basta questo, ok? Però bisogna farlo. Quindi azioni giuste in direzione dei tuoi obiettivi. Quindi innanzitutto avere degli obiettivi di vita, quindi vivere di obiettivi, anziché vivere di speranza, sperare che le cose arrivino a un certo punto. Le cose non arrivano, le cose non sono animate, anche se tu devi andare a prendertele. Quindi innanzitutto farti una lista di tuoi obiettivi, di cose che vuoi raggiungere nella vita. Quindi innanzitutto fai una lista di desideri, perché gli obiettivi in realtà è diverso. Un obiettivo è un desiderio che è specifico e ha una scadenza, ok? Altre persone non vivono di obiettivi, vivono di desideri. Vorrei avere un appartamento più grande, vorrei, ma non vuol dire niente. Dove? In che zona della città? In che città? A che piano? Che metratura deve avere? Quanto deve costare? Quanti bagni? Quante stanze? Entro quando? Quindi quella è la parte specifica. E poi c'è la scadenza. Ok? Quindi inizia a scriverti una lista di desideri e poi dopo prendi quelli che sono più prioritari per la tua vita, quelli che impattano di più in questo momento nella tua vita, e inizi a trasformarli in obiettivi. Quindi voglio migliorare con le ragazze. Che cazzo vuol dire? Vuol dire niente. Voglio portarmi a letto una ragazza entro, non so, la fine dell'anno. È solo un esempio. Voglio portarmi a letto una ragazza al mese entro giorno X. Voglio portarmi a letto tre ragazze al mese entro giorno X. Voglio trovarmi una fidanzata entro il giorno X. Ok, chiaramente poi devono essere anche realistici. Adesso questo non è un training sugli obiettivi. Devono essere anche realistici, non è che poi se sei a zero, non hai approcciato una ragazza, non puoi dire entro un mese voglio aver fatto sesso con 5 ragazze. Possibile, sì, improbabile, se non hai mai fatto assolutamente niente. Quindi devono essere anche credibili e realistici per quello che tu riesci a credere possibile, quindi per quello bisogna andare per piccoli passi. Comunque,
vivere di obiettivi. Quindi inizia a scrivere degli obiettivi nella tua vita e fai azioni giuste in direzione dei tuoi obiettivi. Il tuo obiettivo è perdere peso, cito spesso questi esempi perché sono gli esempi quelli sulle tre macro aree di vita. E quindi vuoi perdere peso? Ok, se fai azioni giuste in direzione di quell'obiettivo, quindi mangiare più sano e fare più attività fisica, sai che la tua autostima inizia a crescere già dal primo giorno. Già dal primo giorno ti sentirai bene te stesso. La bilancia, se ti pesi a fine giornata o il giorno dopo, non cambierà assolutamente niente. Di base il peso sarà lo stesso. Però ti sentirai bene in te stesso perché stai facendo un'azione in direzione, in un'azione giusta, in direzione dei tuoi obiettivi. Quindi, e questo lo puoi fare soltanto se hai messo una scadenza. Se non c'è neanche la scadenza, non. Poi se sei esperto, se sei già molto pratico di obiettivi, puoi anche magari perseguire obiettivi che magari sono meno importanti senza metterti una scadenza, però per gli obiettivi importanti per la tua vita devi mettere per forza una scadenza. Quindi e ogni giorno sai se stai progredendo e se non progredisci, se non fai azioni giuste in direzione del tuo obiettivo, il giorno dopo la tua autostima ne risente, ti senti male di te stesso perché lo sai che stai facendo un'azione sbagliata in direzione opposta al tuo obiettivo. Se l'obiettivo è perdere peso e quella sera ti abbuffi di cibo, sul momento ti senti magari bene mentre stai mangiando, ti stai buffando di cibo, e però poi dopo inizi a sentirti in realtà non bene di te stesso. E poi, come detto, è una spirale che si autoalimenta. Consiglio anche di, per esempio, di scaricarsi delle app per tracciare le abitudini. Niente di assurdo, basta svegliarsi un attimo, dove ci sono le tabelle, con il calendario, dove puoi fare la V se hai rispettato l'obiettivo, oppure dove fai la X se. Non hai rispettato l'obiettivo, non darò nessun nome di app perché ce ne sono 500.000, cioè basta svegliarsi un attimo. Altro esempio nell'ambito ragazze: vuoi migliorare con le ragazze, vuoi imparare a portare le tue ragazze, trovarti una fidanzata, la tua donna ideale, eccetera, e dovrai uscire a conoscere ragazze. Mi spiace dirtelo, so che per tanti è scioccante, devi uscire a conoscere ragazze. Sì, puoi anche partire magari con gli approcci online, però se vuoi sviluppare una vera competenza totale, non puoi saltare gli approcci al vivo, perché se anche diventi capace dagli approcci online, ok, arrivi a fare appuntamenti, però non ti sei mai tolto in realtà totalmente le paure, perché salti la parte iniziale di approccio e vai direttamente all'appuntamento, ok? È una strategia che puoi usare, questa l'ho usata con un mio studente, che in realtà sono rimasto anche sorpreso, perché è una strategia che io non avevo mai consigliato, però la consiglio qua, perché effettivamente un mio studente mi ha riportato che gli è stata molto utile utilizzarla. Dove prima si è iscritto alle app di incontri, Tinder, eccetera, è diventato capace con le app di incontri, grazie a altri corsi che insegnano la questione app di incontri, in modo che almeno ha preso un po' di dimestichezza con le ragazze. Quindi ha iniziato a fare degli appuntamenti con le ragazze, è riuscito ad andare a letto poi con qualche ragazza da app di incontri, e poi dopo ho detto che adesso mi metto anche sui approcci al vivo di giorno, però non da zero, non sono totalmente a zero perché già ho comunque interagito un po' con delle ragazze. Quindi fa meno paura di fare rispetto a iniziare direttamente con gli approcci di giorno. Io consiglio, se riesci, di buttarti direttamente con gli approcci al vivo. Ci sono altri miei video gratuiti dove parlo di se iniziare prima con approcci di giorno, discoteca, online, eccetera. Adesso non è questo il contenuto dove parlarne, però può essere una strategia valida anche questa. Quindi il passare prima dalle app di incontri e poi dopo buttarsi sui approcci giorno. In ogni caso, comunque, cioè che sia che esci a approcciare di persona, sia che non esci, in qualche modo dovrai fare comunque azione, ok? Quindi mettiamo come consiglio di comunque uscire e conoscere effettivamente ragazzi anche dal vivo, che sia di giorno, che sia in discoteca, e di farlo con una certa costanza e frequenza. Se esci una volta al mese, se non esci proprio, stai facendo azioni in direzione opposta del tuo obiettivo. Per quello, in realtà, più tempo passa, più poi l'autostima si distrugge, ok? Quindi anche solo uscire senza l'intento di approcciare, farsi un giro nel posto dove magari c'è flusso di gente, che sia di giorno, che sia in una discoteca, già solo il fare quel passo è un passo in direzione del tuo obiettivo. Continuando poi, dopo si riescono anche a spezzare i giri a vuoto, oppure magari riesci già a approcciare la prima volta. Adesso, ripeto, non è questo l'argomento, tutte queste cose qua tecniche che poi sono trattate in altri corsi. Però il discorso è azioni giuste in direzione del tuo obiettivo. Poi un altro modo per sviluppare autostima sono il prendere decisioni veloci. Okay? Le persone che ottengono risultati nella vita, che raggiungono il successo nei vari ambiti di vita, prendono decisioni velocemente. Ok? Non importa se poi ci sono anche delle ci saranno sicuramente anche nell'arco della vita delle decisioni sbagliate. Però se su 100 decisioni 51 sono giuste, avrai successo nella vita. Ok? E prendono decisioni velocemente, la maggior parte delle volte in realtà sono decisioni giuste. Abituati anche con le piccole cose.
Non lo so, magari ti stai ordinando del cibo non so, al ristorante con l'app che ti consegna il cibo a casa. Non stare 500 ore ad analizzare il menù, non sai cos'è una cosa. Prendila, andrà bene, andrà male, chi se ne frega. Ok? Se andrà bene, magari il tuo nuovo cibo preferito, che ne sai, tante volte mi succede così. Se è andata male, pazienza, sai che non devi ordinare qualcosa lì ed è potenzialmente, anche, anzi, non potenzialmente, è poi anche un argomento di conversazione che puoi utilizzare con le ragazze. Non ci entriamo adesso in queste cose qua, però gli argomenti di conversazione derivano anche dall'esperienza di vita che fai. L'imballarsi la vita di novità è una cosa che poi ti dà più vitalità, e la vitalità direi che è piuttosto importante quando interagisci con le ragazze. Quindi decisioni veloci. Le persone che hanno successo nella vita prendono decisioni velocemente. Abbiamo aperto le porte al Percorso dell'Eroe, l'unico programma in Italia che ti assicura di far sesso con almeno una nuova ragazza entro 90 giorni, grazie al metodo AAA e al supporto personalizzato dei maggiori esperti in Italia nell'approccio ai ragazzi al vivo. Le iscrizioni chiudono il 9 maggio o esaurimento posti. Per maggiori informazioni su come accedere e per vedere quanti posti sono ancora rimasti, clicca sul link in descrizione.